Raffaella Fico era ospite a Storie Italiane per parlare del tema della chirurgia estetica e dei ritocchini. L'ex concorrente del Grande Fratello finisce spesso e volentieri nel mirino degli haters, ed ogni qualvolta pubblica una foto sui propri social, arrivano i classici commenti taglienti: "Io chirurgia estetica non ne ho fatta", spiega la soubrette a parte il seno ritoccato. Le foto che pubblico sono un po' modificate con le app, e poi c'è il make-up. C'è chi ti attacca sul web e chi ti sostiene, anche quando pubblico foto con la figlia e con il mio compagno, arrivano critiche. La Fico aggiunge: "Sono ormai 11 anni che mi arrivano critiche, ma mi scivolano addosso. A volte ci rimango male perché sono commenti molto negativi, ma poi passa. Quando sei un personaggio pubblico sai che sei esposta e lasci correre." Su chi la critica dicendole che è cambiata in maniera forse eccessiva dall'inizio della sua carriera ad oggi, la Fico risponde così: "Oggi sono una donna, è normale che se confrontiamo le foto con quando ero una ragazzina vi siano delle differenze." Raffaella Fico: "Mi sono rifatta il seno. La Fico ha deciso di rifare il seno perché lo riteneva troppo piccolo e per stare meglio con se stessa. Ho rifatto il seno perché ero troppo piccolo", spiega. "A me non piaceva, e quando l'ho fatto mi sono sentita molto meglio. Sono a favore della chirurgia", prosegue. "È ovvio che non mi piacciono gli eccessi." Secondo la Fico è vero che a volte si fanno interventi chirurgici perché il mondo della televisione ti obbliga a farli, ma spesso e volentieri si finisce sotto i ferri solo per star bene con se stessi, indipendentemente dal lavoro. In studio una donna, ex modella, che è rimasta completamente sfigurata in volto, a causa di un intervento maldestro con i laser. "Avevo 39 anni all'epoca. Volevo correggere dei problemi, dei residui di acne", racconta, "e mi sono confidata con un medico rinomato e specializzato di cui mi fidavo. Volevo solo un piccolo miglioramento della pelle." La donna ha subito 42 interventi post-chirurgia. Iscriviti per non perdere le novità. Grazie per il like.